Partiamo dall'estetica, è una macchina stupenda, altro che la vecchia Supra. E qui, adesso giù con i commenti mi insulteranno, ma che dici Matteo, la Supra vecchia è la macchina più bella del mondo? Sì, lo è. È bella anche la vecchia, ma questa nuova in foto non rende assolutamente. Dal vivo è incredibile. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi, vi presento Gioele. Piacere. Il proprietario di questa Supra 2000, 4 cilindri turbo. Sì. E perché vogliamo parlare bene del 4 cilindri, ragazzi? Perché vi assicuro che dopo averla guidata un pochettino è veramente spendibile. C'è un bel range di coppia tra i 3 e i 5 e mezzo che comunque la fa andare forte su queste strade misto stretto, misto veloce, che le permettono di essere guidate in un altro modo. Grande agilità, grandissimo telaio, ma di questo parleremo tra un po'. Come cominciare meglio un video con qualche scoppiettio? Questo scarico? Abbiamo fatto un downpipe libero, centrale libero, abbiamo lasciato il terminale originale in maniera tale che comunque sfruttavamo la valvola di scarico originale, quindi lasciavamo in sport valvole aperte, in comfort lasciavamo tutto in maniera molto più tranquilla, soprattutto per viaggi e quando magari sia in città che non vuoi essere così tanto sotto osservazione. Esatto. Sotto l'occhio del ciclone. E qui il nostro amico Raro Performance, che saluto. Ciao Emilio. Ciao Emilio. Ha fatto un bel lavoro sicuramente. Ora tu questa macchina la usi tutti i giorni. So che non è la tua daily car perché ce n'hai un'altra. Esatto. Ovviamente, però potresti tranquillamente farlo. Uno, perché l'elasticità, l'agilità di questo motore, un 4 cilindri in linea turbo di derivazione BMW, tutti ormai sanno del gemellaggio che è stato fatto tra BMW e Toyota, hanno reso questa macchina veramente speciale perché racchiude tutte le caratteristiche più belle di BMW e io sono un grande fan. Anch'io. Ma c'ha quel tocco nipponico che la rende speciale, unica, grande elasticità. Bellissima nell'estetica, Gioele. Io quando sei arrivato sono stato mezz'ora, mi hai visto, ad ammirarla. È stupenda. Nelle foto non le fa assolutamente giustizia. Devo dire che sei stato veramente bravo anche tu, perché lo spoiler che hai montato qua dietro è qualcosa di sensazionale. Era quel tocco che mancava a questa macchina, secondo me. Poi fatto bene, perché è di qualità. Esatto. Non è la classica cosa che compri tuning a 400 euro. Esatto, poi quello comunque la guardi di taglio, vedi che non è assolutamente dritta. Esatto. Ha voglia stoccare lì, ma so cose, ecco, che lasciano un po' il tempo che trovano. Hai speso qualche soldino questo spoiler? Che spoiler è? È uno spoiler della Speed Hunter, bei soldini spesi. Posso chiedertelo? Parliamo di 1000 euro. Abbiamo un materiale ABS sopra per quanto riguarda la finitura esterna. Sì. E per quanto riguarda lo spoiler centrale, fatto in fibra di carbonio. Infatti di lato quando la guardo muoio, perché ha delle linee stupende. Poi coupé così, lo sappiamo tutti quanto è bello. Da dietro invece, con lo spoiler originale, mi sembrava leggermente debole. Adesso è la perfezione. Esatto. Poi hai montato queste quattro Michelin Pilot Super Sport su questo cerchio da 18, che sono le mie gomme stradali preferite dopo le Advan 052. Sì. Ma ti devo dire che la durabilità dipende come guidi. Se guidi pulito durano, altrimenti non molto, ma hanno una tenuta di strada, un comfort di guida, sono abbastanza silenziose e soprattutto, perché qui l'occhio vuole la sua parte, belle da vedere. La spalla è stupenda, cioè le guarderei per ore con quelle bandierine Michelin, sono stupende. Esatto, con quella scritta Michelin rendono molto di più. Belle e buone, funzionano. Esatto. E sono belle. Esatto. Che poi è un po' questo, la produzione di questa macchina qua voleva prendere una clientela più vasta sicuramente. Vedi anche le due motorizzazioni,
il 2000, il 3000. Del 3000 ovviamente non parleremo perché oggi stiamo guidando questa. Questo è un motore B48 di derivazione ovviamente BMW, come abbiamo detto prima, e 4 cilindri in linea, 258 cavalli e 400 Nm di coppia. Ha una bella erogazione. Sì, l'erogazione infatti è molto bella. Prima provavamo su queste curvine di seconda, terza e anche quarta marcia a volte. Puoi fare spesso e volentieri short shifting, quindi puoi stare anche un po' sotto coppia. Sotto coppia parliamo dei 3000 giri, ma anche in terza o quarta marcia dai un po' di gas e viene su, che è una bellezza. Una coupé con un montante posizionato nel punto giusto che ci permette di avere una bella visibilità anche nelle curve strette. Questo vi assicuro che fa la differenza, perché io mi sono trovato molte volte a guidare in queste strade sporgendomi un pochettino, mentre qua, ragazzi, questa macchina all'interno, io spero che ci entrerete tutti prima o poi, per quanto è bello. Portaria condizionata, seduto bassissimo, cockpit eccezionale, un telaio che è meraviglioso e sei totalmente avvolto dalla sportività di questa automobile, mantenendo un grandissimo comfort, perché è veramente comoda. Poi hai il volante estendibile in altezza e in profondità. I sedili hanno il giusto compromesso perché sono contenitivi al punto giusto, lo abbiamo visto nelle curve poco fa, e sono molto comodi per andare in autostrada. Tu arrivi da Pescara, ti sei fatto questi 150-200 km stamattina, sì, e sei arrivato fresco come una rosellina. Esatto. Che bella che è. Super accaniti delle grandi velocità, della guida più al limite, potrebbero sentire la mancanza della potenza del motore, che comunque 258 cavalli originali non sono pochi, ma chi invece ama sentire il telaio, sentire il comportamento della macchina, sentire gli appoggi, chi adora guidare tra le curve in maniera sportiva ma senza esagerare, io penso che il compromesso del 2000 turbo sia assolutamente l'ideale. La mia scelta ricaduta sul 2000 è stata perché, date le strade che noi abbiamo in questa zona, nella zona abruzzese, il 3000 mi sembrava un po' troppo eccessivo. Sì. Ok? Quindi il giusto compromesso per le strade che abbiamo qui da noi, il 2000 andava più che bene. Questo è un tornante strettissimo, sono con un filo di gas, coppia subito, metto la terza, coppia subito, a 3000 giri abbiamo incrociato Manuel, che sta facendo il test drive della Clio Monaco. Dai 5000 in su, è vero che la macchina non spinge come un aspirato, giustamente. Ricordiamo che siamo in modalità comfort. E siamo in modalità comfort. Esatto. Ma che suono tira fuori! L'originale non era così. No. Era proprio attappata completamente. L'originale era veramente, sembrava una macchina ibrida. Ed è qui che si esprime meglio. Questa sembra proprio una macchina per andare a correre, perché l'appoggio che ha nelle curve, la percorrenza che fa, dovuta anche alla trazione posteriore, è una goduria. Sì. È una goduria. Non c'è da dire nulla, basta guardare come si comporta questa macchina per avere, credo, attraverso le telecamere la sensazione che stiamo provando noi in questo momento. Bellissimo. Sono comodo, non sto sudando, mi sudano solo le mani, che è l'unica cosa che deve sudare del corpo quando guidi una macchina. E mi sento anche un figo, dai raga, non scherziamo, te poi sei un giovanissimo, quanti anni hai? 25. 25 anni dentro una macchina così, non ti chiedo che lavoro fai, perché comunque questa è una macchina che costicchia, eh. 55.000 euro prezzo d'acquisto, non è uno scherzo per un giovane come te, 25 anni, sicuramente avrei fatto dei sacrifici. Sì, sì. Signori cari di Officina del Pilota, io ve lo dico,
tra il 2000 e il 3000, giustamente no, il 3000 sale più di giri, è un motore più cattivo, paghi più bolle super bollo, esatto. Ma poi la devi portare su di giri per farle dare il meglio di sé. Qui invece abbiamo una coppia dai bassi giri fino ai 5, ti dico dai 2,5, sale che fa paura, si arrampica, il motore è elasticissimo, pesa anche 100 kg in meno di quell'altra. Siamo veramente sicuri che vogliamo un 3000? Siamo in modalità comfort, quindi sì. Se mettiamo in sport, ci sono riuscito? Sì, sì. Abbiamo una risposta più veloce al pedale dell'acceleratore, al cambio e il telaio sembra essere più duro, ma in realtà non è il telaio ma gli ammortizzatori. E questo suono di questo scarico è qualcosa che adesso, signori, aprite bene le orecchie. Oddio, la cambiata è velocissima, è veramente velocissima. Analizziamo la cosa più bella di questa macchina: il comportamento su strada, l'agilità di guida, una coupé trazione posteriore con differenziale elettronico che anche ad un filo di gas, e guardate qui, è un rasoio, gira tra le curve con una tenuta di strada che neanche la mia Mini ce l'ha. È veramente bellissima, veloce, 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 dà tanta sicurezza, tanta fiducia. La coppia, quarta marcia, guardate che roba! Ed è qui dove è più bella in assoluto, nei cambi di direzione, nei trasferimento di carico, la frenata ineccepibile. E non si scompone, non si scompone, non si scompone! Ottimo lavoro, perché BMW è molto bella nell'estetica, lo è sempre stato, ci ha insegnato e dimostrato negli anni di quanto sexy e affascinante siano i loro disegni. Gli interni del BMW, c'è chi non li ama, però diciamo che una bella fetta della popolazione italiana ne va matta. Sì. E qui in più che c'è il tocco dei giapponesi, che hanno, grazie a queste curve, questi tagli, questo tocco più azzardato, esatto, l'hanno resa veramente spettacolare dal vivo. Quando sei arrivato poco fa sono rimasto a bocca aperta, sono rimasto 10 minuti ragazzi ad ammirarla. Poi il colore anche è molto bello, è una macchina filante con delle linee che non finiranno mai. Dai, la vecchia Supra è passata alla storia, ti dico la verità, questa è più bella, ma tanto di più. Non potete anche scrivermi che sono un cretino nei commenti, ma ragazzi, guardatela dal vivo, io l'avevo vista una volta sola, gialla non mi era piaciuta, bianca molto bella. Poi che vi devo dire, questo motore è molto elastico, abbinato a questo cambio che è anche tra l'altro 8 rapporti, quindi una volta che sei in autostrada ti metti in ottava, vai lì e viaggi tranquillamente. Viaggi, i consumi sono abbastanza ridotti, nel senso che è sempre una super sportiva, quindi di che parliamo. Però sai, quando ti compri una macchina del genere non badi tanto ai consumi, a meno che non la usi daily, e tu che la usi daily sicuramente ne benefici di sta roba qua. Sì. Dei dati tecnici di questa macchina, ragazzi, andatevi a vedere il video di Motor One, che l'hanno sviscerata un po' più nei dettagli, ecco, quelli che magari interessano di più a chi veramente vuole affrontare un acquisto e sapere tutto della macchina. Qui invece ci limiteremo a dare un'emozione di guida e farvela vedere, perché a livello estetico stiamo parlando di una creatura che l'hanno disegnata veramente col cuore, secondo me. Sì. È un incrocio tra una bellissima BMW, una Z4 e un manga giapponese di quelli fatti come si deve, che ti danno quella sensazione di dire, come hai fatto tu, caro Gioele, per me è un sogno, io voglio realizzare questo sogno, mi impegnerò tutta la vita per ottenerlo, per arrivare a toccarlo con mano. Lo stai facendo, sì. Sono molto orgoglioso di quello che hai fatto, soprattutto perché sei giovanissimo. E poi, no, sai, uno si innamora della prima auto sportiva che si compra. Probabilmente la venderai, probabilmente cambierai strada, ma ricordati che tra qualche anno ti ricorderai di questo come il tuo primo vero grande amore. E scusate se sono così romantico, ma signori, le macchine belle fanno questo, ti danno qualcosa. Scendi dalla macchina, parcheggi, 3 passi di giro, esatto. Vai a Genova, esatto, a lavorare, la pensi, perché se non sì. L'hai presa, dove sta? Come starà in garage? Ho staccato la batteria, esatto. Oh, perché quando la graffi o succede qualcosa che non va, ti si spezza il cuore, esatto, è una cosa
incredibile cosa generano determinate auto. Sì. E questa, che è una macchina moderna, e tu sai che io ultimamente con le auto moderne ci faccio, ci litigo un pochino, non mi fa pensare male, perché è giusta. Sì. È giusta, è quel tocco del Giappone su un'auto tedesca che gli ha dato qualcosina in più. Esatto, quel brio in più, quel carisma in più, quel carattere in più. E senti che coppia, 3000 giri, impressionante. Oh, questa strada poi è brutta, eh. Saresti veramente in difficoltà se mi dicessi questa o la 3000. Prima devo guidarla. Ma l'elasticità di questa e di questo motore in strade del genere è l'ideale. E io che sono una persona che odia davvero il bollo e il superbollo, qui c'hai solo 8 cavalli di superbollo da pagare, giusto? Sono 100 euro di superbollo. 100 l'anno. Euro di superbollo l'anno, mentre il 3000 quanti cavalli fa? 340. Lì è un altro. Parliamo veramente di cifre di un altro portafoglio. Esatto. Per poi spenderla dove? Su una strada del genere si arriva insieme su, esatto. E per la grandissima agilità dovuta dal motore più leggero, 100 kg in meno. E si sente. Ma sì, ma lo senti come gira qui davanti? Il carico dello sterzo è sempre perfetto, a basse velocità, ad alte velocità, inserimento in curva. Io penso e spero che attraverso le telecamere si possa ammirare e godere delle prestazioni di questa macchina, che è spaventosamente irresistibile, sexy, seducente. Guarda, mi hai fatto un regalo oggi a portarmela. Mi credi? Ogni volta che mi si propongono auto moderne sul canale, sai, e invece stavolta mi cucio la bocca, anzi la apro e ne parlo bene, che è diverso. Bella, 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 fiera, è una macchina fiera. Bravo Gioè, bravo veramente. Grazie, perché cioè, mi hai regalato una bella giornata. Grazie a te. Oh ragazzi, che dobbiamo fare? Allora, intanto seguiamo Gioele, che vi lascio qui sotto i suoi contatti Instagram se volete informazioni, grazie a te, più dettagliate della Supra. Se gli scrivete, magari lui molto gentilmente, sai com'è, la community si crea anche così, vi risponderà. E lasciateci un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi signori ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.